Allora, c'è una bella sorpresa qui a Tursi, una persona che si è inventata davvero quasi una formula magica, mi verrebbe di dire, per esaltare un prodotto come la zucca, un prodotto molto diffuso, ma che con Domenico ha assunto una particolarità. Domenico, parlaci un po' della tua scoperta, un po' invenzione, ecco, dici un po'. Niente, io un po' di anni fa ho avuto un seme di una zucca spaghetti. L'ho messo, l'ho piantato giustamente, cioè l'abbiamo fatto produrre questa zucca. Il primo anno ci ha dato un po' il risultato che era come una zucca spaghetti all'interno, uscivano dei filamenti e erano bene. Dopo ho preso quei semi là e il secondo anno l'ho piantato di nuovo come ho fatto il primo anno, però non mi ha dato lo stesso risultato perché era un seme ibrido, io non lo sapevo purtroppo, però automaticamente questo seme ibrido l'ho portato avanti per parecchi anni e l'ho modificato facendolo arrivare come un seme naturale. Diciamo i primi 10-15 anni ancora come risultato non erano così buoni. Dopo di 15 anni mi ha dato un risultato del 50%-60%. Cioè, l'anno scorso mi ha dato un risultato del 90% come prodotto buono. Automaticamente io vedendo soddisfatto del prodotto che usciva bene, l'ho messo in commercio magari per la vendita. I clienti erano tutti soddisfatti del prodotto che usciva fuori. Niente, automaticamente quest'anno abbiamo avuto una buona occasione di andare alla RAI, alla trasmissione Gheo & Gheo da Sveva, e abbiamo proposto questo prodotto qua, della zucca spaghetti. Ma io non faccio solo zucca spaghetti, io faccio anche altre produzioni di ortaggi, c'è un kiwano, c'è un pomodoro di quelli antichi di una volta, quello giallo, ci sono i percochi settembrini che fanno a settembre, c'è un misto di varietà di ortaggi e di frutta che io tengo pregiato nel mio terreno perché diciamo che io ci vivo, è una cosa che ci lavoro e mantengo la famiglia, diciamo che è un mio Certo, lavoro, un mio lavoro. Domenico, tu sei molto attaccato a questo territorio, infatti tu i Sì. semi li tieni assolutamente, diciamo, anche prudenzialmente per te stesso, proprio perché vuoi che assolutamente questa particolarità, si radichi in questo, diventi un Sì. prodotto di questo Sì, territorio. voglio che i semi non devono uscire fuori dal mio paese per il semplice motivo che deve restare un prodotto di nicchia, cioè valorizzare il nostro territorio. Cioè, se magari noi di semi di zucca spaghetti se ne posso anche trovare su internet o qualche altra parte, però automaticamente sono semi ibridi. Il mio è adesso in un seme biologico si può dire, perché è un seme naturale, cioè l'ho portato da un seme ibrido allo stato naturale. Automaticamente lo tengo così pregiato per non. Possiamo dire per semplificare che c'ha nel DNA, diciamo, è tursitano come DNA ormai, Sì, ormai è diciamo. un DNA tossicale. Infatti io dico, io sono stato come un mulo, duro, testarde, Paziente. paziente, e andare avanti e promuovere questo prodotto. Cioè, adesso mi ha dato dei frutti che sono abbastanza soddisfacenti. Domenico, ma spiegaci questa zucca com'è, no? Allora, questi spaghetti. Allora, praticamente c'è una zucca di colore giallo, Sì, probabilmente. giallo, sì. Di che Di peso più o meno? peso di 2 kg, 2 kg e 2 kg, quindi mezzo. anche piccola rispetto a zucche Certo, più grosse, cioè più grandi. Allora, si taglia a si metà taglia a e metà, cosa. si togliono i semi all'interno e si lascia bollire per 10 minuti. Se devi fare un'insalatina puoi bollire acqua, aceto e sale per 10 minuti, lo tiri fuori, quando la pentola bolle lo metti dentro, dopo lo tiri fuori dopo 10 minuti, lo lasci asciugare e raffreddare, vai con una forchettina all'interno a grattugiarlo, escono tutti i filamenti come gli spaghetti. Ho Noi capito. ci abbiamo fatto dei piatti come una frittatina, con un'insalatina, una carbonara, un ragù, l'abbiamo sposato bene col pesce,
Com'è il sapore rispetto alle altre Ma zucche? diciamo che è un sapore particolare rispetto alle altre zucche. Quello è un sapore più delicato, più consistente quando lo vai a mangiare, perché è un croccantino a mangiarlo. Cioè, altre zucche quando vai a cucinare diventano morbide. Questo invece è un croccantino a mangiarlo. Ecco perché si mantiene abbastanza consistente come sostanza, cioè non si sfa. Ecco, quale può essere la varietà a livello diciamo, di ricette gastronomiche dove questi spaghetti di zucca possono essere utilizzati? Penso ad esempio alla linea diciamo, alle conserve sott'aceti, ecco, questa può Sì, essere un utilizzo? può essere un utilizzo abbastanza bene, anche perché si conserva abbastanza bene. Io ho fatto l'esperimento, cioè non con le fabbrichette magari trasformate, l'abbiamo trasformato noi nella nostra casa e l'abbiamo tenuto nei Con i vasetti vasetti a a bagnomaria, diciamo. bagnomaria, bravo, sì, certamente, va benissimo Assolutamente. così. E quindi questa sicuramente con Così, dell'aceto e quindi sono sì. gradevoli. Dopo c'è un'altra cosa che volevo dire Sì. di particolare, che essendo che c'è chi magari non può mangiare il glutine, si può sfiziare di mangiare la zucca spaghetti, una carbonara, un ragù, diciamo si fa un ragù con la zucca spaghetti come si mangia gli spaghetti normali Ah, ecco. di farina, di grano. Dunque è un'altra cosa particolare, chi non può magari mangiare il glutine, automaticamente si sfizia anche lui a mangiare gli spaghetti con Una sorta di pasta di zucca, una pasta di diciamo. zucca, diciamo una pasta di zucca. Ecco, e quindi allora, Naturale però sempre. assolutamente, quindi allora abbiamo detto, diciamo, come primo piatto, Come primo piatto. come diciamo linea, diciamo, per semplificare un po' i sottaceti, anche se non è Sì. forse il termine giusto, poi qual è un altro utilizzo? Un'altra cosa bella di questa zucca è che si trova 12 mesi all'anno, perché si conserva abbastanza bene nel magazzino, cioè senza cella, senza niente, cioè, così nel magazzino libero. E dunque Non marcisce, non non marcisce, ti prende. dà la possibilità di utilizzarla quando tu vuoi. Dunque Perfetto. tu durante l'anno, da una produzione a un'altra produzione, tu ce l'hai sempre. Dunque tu durante l'anno ce l'avrai sempre. Ah, che bello. E un'ultima cosa, signor Domenico. Allora, non volendo entrare assolutamente diciamo, ecco, le quantità che tu in questo momento No, produci, però qual è il tuo posso obiettivo? dire la quantità, cioè, ripeto, quella è una zucca che ogni pianta te ne fa una. Cioè, io l'ho ottenuto in questo modo per arrivare al risultato delle qualità. Magari ne può anche uscire due o tre, però io ho provato a farlo due o tre, ma non ti dà lo stesso risultato Mi sei quelle diventato che ti un dà uno. esperto, Un esperto. assolutamente. Sono 20 anni di lavoro alla vicina, però automaticamente mi dà soddisfazione, ci tengo tanto magari a promuovere questo prodotto. Ecco, Domenico, ci teniamo a dire prodotto assolutamente naturale, quindi Naturale, nessuna naturale. mutazione No, 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 no. genetica, Cioè, concimi e no, 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 quant'altro, questa è assolutamente. naturale, solo Quindi naturale. anche, voglio dire, diciamo, i fertilizzanti, tutti No, naturali. tutto naturale, non c'è niente. Tutto naturale. Come fertilizzante noi usiamo solo concimazione Degli di animali, lietame, del lietame, quindi sì, assolutamente biologico in biologici. tutto e per Sì. tutto. Ma io non dico biologico perché la pioggia non è biologica, il cielo non è Sì, biologico. quindi è Dico chiaro. naturale, Eh io sì. dico solo naturale. Giusto, Cioè, non voglio giusto, usare la parola biologico giusto. Ascolta, automaticamente. sappiamo che tu devi ringraziare Una persona. un'organizzazione che qui in Basilicata ti ha dato una mano. Prima di questo, mi incuriosiva il fatto che tu farai vedere sul palco appunto questa zucca con dell'olio dentro, cioè quindi già un preparato. C'è un preparato già all'interno, io basta vado a grattugiare quella zucca e all'interno faccio già con la zucca, con la corteccia della zucca fa il piatto e all'interno c'è il frutto che ti dà per mangiarlo, per gustarlo. Perfetto, perfetto. Allora, il Il ringraziamento. ringraziamento voglio ringraziare alla Coldiretti di Tursi, della Basilicata, e Angelo Milo, che perché mi ha dato la possibilità di andare a Ghio Ghio. Ci ha creduto su questo prodotto, è una cosa bella. Grazie Grazie, a grazie. voi.
questa sera conosciamo due ragazzi dell'Exodus, due coraggiosi, due volontari che si sono immolati per la stampa a rilasciare qualche riflessione. Ecco, com'è la vostra esperienza qui a Tursi all'Exodus? Sicuramente è un'esperienza di vita, diciamo, cose insegnano, almeno come è stato per me, ho imparato a crescere, a guardarmi più dentro. E tu di dove sei? Ti chiami? Io mi chiamo Giuseppe. Io sono di un paese qua vicino, Francavilla sul Sinni. E niente, è un'esperienza che ti guida comunque a guardarti dentro e a capire tante cose, dare un senso, diciamo, pure alla vita, va, di, come posso dire, tramite, anche guardando anche le varie, se ci confronta con le varie esperienze di tutti noi ragazzi, diciamo siamo un gruppo abbastanza unito, di automutuo aiuto, diciamo, quindi... Qual è la cosa più bella che fate all'Exodus che, diciamo, che ti va più di altre cose, ecco, magari? Bah, sicuramente curare anche la parte, anche essere un punto di riferimento per persone entrate, nuove entrate, che comunque cerchi di guidarli, di comunque di ti rivedi tanto in loro appena sei entrato, diciamo, in un posto nuovo con delle esperienze di vita un po', diciamo, disagiate, no? Quindi cerchi di passargli quello che di buono hai imparato, e cercando di dare valore di più alla famiglia, di, cioè, è anche... Quindi è davvero un'esperienza formativa, insomma. Sì, sì, molto formativa. È un'esperienza che secondo me andrebbe fatta anche chi non ha fatto uso di sostanze, va? Diciamo, anche a livello di convivenza con le persone, che sembra facile, ma non è molto, non è facile. Qual è il rapporto con Tursi? Come vivete questa realtà? Guarda, devo dirti la verità, è un popolo molto benevolente, devo dire la verità. È ospitale, sì, sì, sì. Diciamo, noi conosciamo molte persone che sono volontari in comunità, comunque ci aiutano anche vivendo noi di provvidenza, no? Quindi ci sono molte persone di animo buono che vengono a trovarci. E c'è un bel rapporto, sì, 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 sì. Ti ringraziamo Giuseppe e diamo il microfono. Prego. Mi chiamo Paolo e vengo da Frosinone. Non si era capito dall'accento, pensavo fossi di Policoro. Sto scherzando. Posso dire che ho deciso di iniziare questo percorso per riprendere in mano la mia vita, va. Posso dire che all'interno della comunità sto riscoprendo le cose belle della vita che da tempo magari avevo lasciato da parte, avevo messo all'angoletto. Ah. Cosa mancava nella tua vita precedente? Possiamo definirla? Sì, sicuramente la serenità e sentirmi bene, oltre a sentirmi bene fisicamente, ma moralmente, va. La cosa più bella è quella di riscoprire, diciamo, il bene che c'è anche, no, il bene, che si riesce a stare bene anche con le cose semplici, e sono le cose più importanti, penso. Qual è l'attività, ho chiesto anche a Giuseppe, qual è l'attività che ti piace di più, che ti prende di più al centro Exodus di Tursi? Vabbè, di attività sono quasi tutte, diciamo, belle. La preferita è il calcetto e la bicicletta. Sono anche attività manuali, se non vado errato, sì. Anche mi pare una falegnameria, se non sì. Vado errato, ecco. Tu hai avuto esperienze? La cosa che mi prende di più personalmente è la cucina a me, va. Ah. Sì. Quindi sei un aspirante cuoco? Sì. Ma la cucina che devi, no, devi preparare o devi mangiare? No, preparare. Mettermi a servizio degli altri e soprattutto di imparare cose nuove, va. Grazie, grazie. Allora,
siamo in compagnia di una educatrice del centro Exodus, Alessandra Gambacorta. Sta per iniziare lo spettacolo, quindi abbiamo pochissimo tempo, però parlaci di questa bella realtà. Abbiamo intervistato alcuni ragazzi, si trovano bene ed interagiscono bene anche con la comunità di Tursi, e mi sembra questo un elemento positivo. Sì, Exodus è a Tursi dal 91, una carovana, la 12ª carovana partita da Milano, si è fermata prima di arrivare in Sicilia, ha fatto tappa qui a Tursi. Ecco, la prima volta che i cittadini di Tursi hanno conosciuto, grazie al Monsignor Talucci, la comunità Exodus. Al ritorno dalla Sicilia si sono fermati e dal dicembre del 91 la fondazione Exodus è qui, sita in Tursi, insomma a San Rocco, presso il convento di San Rocco. La realtà è, io sono 3 anni che lavoro per Exodus, ho incontrato Exodus attraverso proprio questi ragazzi che avete appena intervistati. È una realtà che accoglie ragazzi con problematiche di dipendenza dall'alcol e dalla droga. Quello che noi facciamo è semplicemente far sì che questi ragazzi possano togliere le maschere ed essere se stessi, quindi rispolverare il meglio che è in loro. Lo facciamo attraverso sì la comunità, ma anche attraverso progetti di reinserimento lavorativo che permettono loro di apprendere, approfondire le proprie attitudini, le proprie passioni, cercando di integrarli in quella che è poi la società, ecco. Attualmente abbiamo un progetto vinto con l'Unicredit che permette loro di essere assunti per un periodo di 6 mesi nel settore della sartoria e della serigrafia. Inoltre sono in corso borse lavoro, il progetto Reli con il Dipartimento delle Politiche Antidroga che ha coinvolto in totale 30 ragazzi, 15 quest'anno, 15 a partire da settembre, che avranno la possibilità di fare un tirocinio lavorativo presso le aziende della provincia di Matera. Alessandra, ci preme chiederti una cosa: quando tu sei di Policoro, sì, quando dopo una giornata di lavoro metti in moto la tua macchina, la tua automobile e scendi verso Policoro, cosa ti porti la sera del centro Exodus nel cuore e nella mente? Nel cuore e nella mente sicuramente gli sguardi di ognuno di loro, lo sguardo della ricostruzione, della conquista, della capacità di rialzarsi quando cadono, sicuramente la forte intesa che c'è con i colleghi, l'aria pura che si respira, sicuramente l'aria pura che si respira, che ripeto è un'aria di, come le posso dire, di veramente di ricostruzione, di vittorie. Anche di rinascita, certamente, anche di rinascita. Contribuite ad una nuova vita in pratica, abbiamo detto al ragazzo di Frosinone, no? E lui sta vivendo una nuova vita. Una vita sicuramente, vita. Sicuramente, ma è quello che succede anche a noi. Loro sono, ci dicono sempre che i ragazzi sono lo specchio dell'equipe, e se loro rivivono una vita nuova è perché la stiamo vivendo anche noi insieme a loro. Allora, dottoressa, siamo a qualche minuto dal premio Rabatana e quest'anno il premio, l'organizzazione, l'Associazione Terre Lucane ha voluto darle un tributo per il suo impegno, un impegno articolato. Ricordiamo, lei lavora al CROB e svolge un lavoro molto impegnativo, delicato, ma ha avuto anche delle esperienze di volontariato, comunque di forte apertura verso l'altro. Mi riferisco all'esperienza che lei ha fatto in Africa. Ecco, riusciamo in pochissimi secondi a concentrare la sua vita professionale fino a questo momento? Sì. Grazie. Io ho scelto un po' la professione di medico proprio nel senso di sperimentare il senso di missione e di alleviare comunque la sofferenza dell'altro. Quindi ho scelto questa professione perché manifestassi proprio questa mia voglia di aiutare comunque il prossimo. E quindi nella professione di medico ho visto realizzare proprio il mio sogno, che era quello appunto di diventare medico.
e ho sperimentato anche questa esperienza della missione in Africa, in cui appunto ho potuto sperimentare quando uno dice parte per dare, invece ritorna con un bagaglio molto ricco di esperienza di vita, perché appunto ho sperimentato veramente il senso più vivo di essere comunque d'aiuto per l'altro. Quindi. In Basilicata parlare di CROB e di Rio Negro significa qualcosa di molto specifico, ecco. Come vive questa esperienza quotidiana? Lei incontra tanta umanità, anche tanto dolore, ecco. Come riesce a rapportarsi quotidianamente, magari anche ad offrire un sorriso a chi vive nella difficoltà? L'esperienza del CROB, e quindi questa scelta di ritornare comunque nella mia terra e di ritornare comunque in un istituto di eccellenza come quello che è il CROB nella realtà lucana, per me è un orgoglio, perché ho veramente sperimentato la mia voglia di tornare, una volta avendo questo bagaglio culturale che ho dovuto comunque fare in altre zone dell'Italia, ho voluto comunque ritornare alle mie origini. Quindi ho scelto comunque questo istituto, che risulta essere un fiore all'occhiello per la Lucania, quindi un centro di speranza per tanti malati che cercano comunque un posto dove essere accolti con una garanzia anche di eccellenza, di qualità e di accoglienza anche come persone. Dottoressa, abbiamo avuto modo di chiedere anche ad un'educatrice del centro Exodus di Tursi, abbiamo chiesto a questa persona di Policoro quando alla sera, alla fine del lavoro va via da Tursi a Policoro, cosa porta con sé, no? Quindi mette in moto l'automobile, scende verso Policoro, cosa avverte, cosa sente? Ecco, questa domanda, ribaltandola ovviamente da Rio Negro a Tursi, non so se lei abita a Rio Negro, sta a Tursi, ecco, cosa prova dentro e riesce a dimenticare proprio tutto? Diciamo che in una realtà molto più genuina come la nostra terra fatta di persone semplici e genuine come le chiamo io, si sperimenta meglio quello che è il senso della partecipazione e della sofferenza dell'altro, quindi il ringraziamento, il senso del rispetto della figura del medico e anche del rispetto reciproco verso le persone, molto più sentito, quindi alla fine uno esce arricchito anche del valore e dell'esperienza di partecipare a un aspetto della propria vita che è la sofferenza, però arricchiti proprio della vita, della semplicità e delle persone lucane. È stato bello sperimentare in una realtà molto più piccola, quale è quella della Lucania, la missione di medico, perché appunto con ci si confronta con delle persone molto più semplici e genuine.